Ecco qua, ci siamo. Ancora buongiorno a tutti, ben arrivati. Come dicevo prima, siamo all'ultimo webinar di questo ciclo, di questo appuntamento di 3 webinar dedicata ai dati aperti e all'accountability. L'ambito di riferimento è sempre quello del governo aperto. Questo progetto che appunto si chiama Open Data Calabria ed è dedicato al modo in cui la regione sta approcciando il tema della valorizzazione del proprio patrimonio informativo in formato aperto. Lo abbiamo fatto, diciamo, non è la prima iniziativa che come progetto portiamo avanti, non è la prima volta che ci vediamo. Nel senso che già da prima già dalla fine dell'anno scorso abbiamo avuto modo di sentirci sempre in Regione Calabria con dei webinar del tutto simili a questi, in quel caso dedicati in maniera più diretta al tema dell'open data. Poi abbiamo avuto modo di rivederci in altri webinar, abbiamo fatto un corso dedicato ai dati aperti che è durato 5 settimane. Penso che alcuni di voi abbiano, cioè ricordo che alcuni di voi già ci dicevano che hanno avuto modo di seguirlo, mentre invece nelle ultime 3 settimane, negli ultimi 3 giovedì, abbiamo provato a vedere come il tema dei dati, la possibilità di accesso da parte di chiunque ai dati della pubblica amministrazione, in qualche maniera sia motore di accountability, genere accountability, sia scintilla di accountability. È una parola inglese, lo dicevamo nel primo webinar, un po' fastidiosa e non localizzabile in lingua italiana, quindi ci dobbiamo accontentare di pronunciarla in inglese. Abbiamo trascorso il primo di questi 3 webinar, che è stato l'accountability e la logica del governo aperto. Ricordate, io ho provato a fare un'introduzione iniziale, poi c'era Sergio Costinelli che ci ha raccontato un po' meglio che cosa si intende per accountability nella pubblica amministrazione, soprattutto declinato in logica di governo aperto, quindi dati aperti, quindi partecipazione, quindi trasparenza proattiva, accesso totale, insomma sono parole di cui abbiamo parlato a lungo. La scorsa settimana, giovedì scorso, vi è toccato seguire invece un webinar interamente, cioè vi è toccato ascoltarmi per 1 ora e mezza intera. Io vi ho raccontato l'accountability dei progetti pubblici. Anche lì l'idea è stata quella di provare a vedere con una serie di esempi come dare un perimetro al concetto di accountability nella pubblica amministrazione. L'abbiamo declinato secondo vari modi, cioè pezzi di accountability, o meglio, occasioni di accountability nella partecipazione pubblica, nell'ascolto, nei dati, nella trasparenza. Abbiamo avuto modo di vederli in sequenza più o meno tutti. Abbiamo parlato di Open Government Partnership, mi fa piacere dirlo, soprattutto perché Federico, anche come The Good Lobby, è direttamente coinvolto, poi avremo modo di parlarne anche meglio più avanti. E diciamo, come riferimento per l'accountability in questa logica di governo aperto, sia sul piano nazionale che su quello internazionale. Oggi guardiamo l'accountability nelle relazioni istituzionali degli enti pubblici, cioè proviamo a capire come è possibile dare evidenza del modo in cui si generano le decisioni pubbliche, di come soggetti a volte anche esterni alla pubblica amministrazione, non è un caso che Federico rappresenta un'associazione che si chiama The Good Lobby, proprio perché c'è una pressione sulle istituzioni che giustamente arriva dall'esterno, in qualche modo proveremo a capire con l'aiuto di Federico come possa essere canalizzata questa pressione, come possa generare delle ricadute positive, come possa essere dato evidenza di tutto quello che avviene. E quindi, proprio per provare a raccontarvela al meglio possibile, abbiamo chiesto a Federico Angelè, che se ne occupa da un bel po' di tempo, di raccontarci il suo punto di vista, di darci un po' di dritta e di provare a capire insieme come un ragionamento nazionale sul tema delle lobby è indispensabile in questo momento e come un tema simile, per forza di cose, interessi il macro tema del governo aperto e l'ambito che abbiamo scelto di declinarlo con questi 3 webinar, cioè nella logica dell'accountability. 2 note tecniche rapidissime, Anna già ve lo accennava in chat. Come da tradizione, questi webinar sono registrati, le registrazioni sono rese disponibili sulla pagina di Eventi PA, che è quella che Anna vi ha appena messo in chat ed è quella che vedete mostrata in questa slide. Piccolissima nota tecnica, io sulla pagina ho embeddato una playlist di YouTube, quindi voi vedete un video, ma in realtà cliccando in alto a destra, il player dovrebbe darvi la possibilità di switchare tra il primo webinar, quello di 2 giovedì fa, quello di giovedì scorso e da domani e dopodomani anche quello di oggi. Tutte queste cose magari ci mettiamo una righetta di descrizione
un po' quello che ha scritto in chat Anna, lo riprendiamo anche sulla pagina, così è un po' più facile. Sempre sulla stessa pagina invece trovate tutte le slide che abbiamo utilizzato, cioè le mie prime del primo webinar, quelle di Sergio, quelle del webinar di giovedì scorso, e da oggi pomeriggio, tendenzialmente stasera, domani al massimo, troverete anche le slide che state vedendo in questo momento e le slide che Federico userà per la sua esposizione. Come al solito, ormai lo sapete benissimo, non potendo vederci diviso come ci sarebbe piaciuto fare, ci tocca accontentarci, come dire, di fare queste chiacchierate attraverso la piattaforma Adobe Connect, attraverso questo webinar. Quindi non esitate a usare la chat, soprattutto per porre domande, per dirci quello che ne pensate, per avviare una ragionata condivisa tutti insieme. Noi di volta in volta cercheremo, insomma, sia io che Federico, cercheremo di dare un'occhiata a quello che avviene in chat. Se c'è qualcosa di interessante, proviamo a coinvolgervi direttamente. Ho da dirvi qualcos'altro? Sì, io prima di passare la parola a Federico, volevo chiudere, diciamo, questo è il mio ultimo intervento in questa tripletta di webinar dedicato al tema dell'accountability, provando a darvi un minimo di riferimenti. Quindi davvero faccio un intervento rapido, prima di passare la palla a Federico, semplicemente per chiudere, questo ciclo, provando a ragionare insieme a voi su chi se ne sta occupando, cioè chi guardare nel momento in cui parliamo di accountability e di dati aperti, quali sono gli enti coinvolti, con quale ruolo, cosa sarebbe bene seguire nel dibattito pubblico che si genera su queste cose. L'abbiamo detto più volte, è un tema in divenire, è un tema che delle volte è anche un po' offuscato, perché è a metà tra la trasparenza, la partecipazione, il coinvolgimento, la trasparenza proattiva. Insomma, spesso è un po' faticoso individuare in maniera precisa esattamente di che cosa parliamo quando parliamo di accountability, soprattutto declinato in logica di dati aperti. Quindi pensavo potesse essere utile provare a darvi un po' di riferimenti nazionali per quegli enti pubblici che presidiano il tema dell'accountability, e sarebbe utile guardare, sarebbe utile guardare per restare aggiornati su questo tema, per presidiare quello che sta accadendo. Al volo, prima di passare a questa parte, riguardo i corsi sul accountability, lo chiedeva Cosimo in chat un attimo, assolutamente sì, nel momento in cui partiranno, certamente noi abbiamo tutte le vostre mail, abbiamo tutti i vostri contatti, e non esiteremo a fare un po' di spam sulle vostre caselle di posta elettronica per assicurarci che ne abbiate notizie. Quindi sicuramente qualunque altra iniziativa che nasce nell'ambito del progetto Open Data Calabria sicuramente vi verrà notificata via mail o comunque con gli altri canali di comunicazione che abbiamo, tra cui l'account Twitter che è già a disposizione di tutti. Riferimenti nazionali: certamente l'ANAC è un ottimo riferimento nazionale, nel senso che l'Autorità Nazionale per l'Anticorruzione presidia il tema della corruzione, dell'anticorruzione, che in molti casi incrocia quello dell'accountability. Ci sono delle iniziative più puntuali, ci sono delle altre che magari non sono direttamente connesse al tema dell'accountability, ma certamente riguardano la trasparenza degli enti pubblici, soprattutto, diciamo, tutta la parte che riguarda gli organismi di valutazione indipendenti, quelli indipendenti, un po' come dicevamo la scorsa settimana a proposito del meccanismo di valutazione indipendente di Open Government Partnership. È certamente un momento di accountability, un meccanismo di accountability, uno strumento di accountability. L'ANAC presidia varie cose, tra cui ad esempio il tema del whistleblowing, il tema del portale nazionale dei dati che riguardano la legge, il decreto 33, insomma, raccoglie tutti i dati sulla trasparenza in un unico soggetto, armonizza tutte quelle che sono le iniziative degli enti pubblici a livello nazionale sul tema della trasparenza. Quindi, diciamo, rispetto a questa chiacchierata è certamente un riferimento imprescindibile. Il Dipartimento della Funzione Pubblica, il Ministero della Pubblica Amministrazione, è certamente un altro soggetto assolutamente coinvolto sul tema, sul dibattito nazionale e anche su tutto quello che sono le indicazioni per gli enti pubblici da rispettare rispetto al tema dell'accountability. Ci sono una larga quantità di iniziative, tra cui Open Government Partnership. Mi piaceva segnalarvi il portale della performance, che è un'iniziativa piuttosto recente,
E anche qui il tema della performance degli enti pubblici e quello dell'accountability si incrociano abbastanza, nel senso che dare evidenza di come la pubblica amministrazione stia portando avanti le iniziative che per proprio mandato istituzionale deve realizzare, certamente è indispensabile per generare accountability sull'operato della pubblica amministrazione. Anche qui c'è un richiamo diretto agli organismi indipendenti per la valutazione delle performance, di cui accennavo prima, e in più una banca dati dove potete trovare tutta una serie di informazioni. È un'iniziativa interessante, a mio avviso, sul tema dell'accountability è una buona iniziativa da presidiare. Parlando di dati aperti, non possiamo non citare i colleghi dell'AGID, che tra le altre cose presidiano il portale nazionale dati aperti dati.gov.it. L'AGID ha dato tutte le indicazioni per quello che riguarda la metadatazione dei file esposti in formato aperto dalla pubblica amministrazione, se parliamo del profilo di CartaPT. Aggiorna le linee guida sulla valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, che credo in questo momento siano ferme da qualche annetto, ma immagino, posso immaginare che di qui a un po' saranno aggiornate. Ne abbiamo parlato a lungo nel corso dedicato ai dati aperti ed è sono ancora una volta certamente un ottimo riferimento per capire che forma dare ai dati una volta che prima di essere esposti. E chiaramente il Ministero per l'Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale. Peraltro su questo vi do una notizia relativamente recente di un paio di settimane fa. Nella redistribuzione delle deleghe dell'attuale governo Draghi, la delega all'Open Government è andata proprio al ministro Colao, che dirige il Ministero per l'Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale. Quindi molto probabilmente di qui a un po', immagino, gli uffici si stanno organizzando, però certamente il Ministero per l'Innovazione Tecnologica sarà uno dei riferimenti da tenere presente per tutta la partita sul governo aperto e quindi anche sull'accountability di cui abbiamo parlato adesso. Mi piaceva soprattutto precisare che l'accountability, l'abbiamo detto a lungo, non può essere una roba solo pubblica. Cioè, se la trasparenza è solo della pubblica amministrazione, è un esercizio di stile, resta fine a se stesso, l'abbiamo detto più volte. L'accountability è il momento in cui questa trasparenza genera qualcosa, ingrana un meccanismo, diventa momento per abilitare delle cose che possono accadere. Quindi parlerei di ecosistema dell'accountability, cioè, guardare la pubblica amministrazione come unico soggetto dell'accountability, francamente resta riduttivo e secondo me anche abbastanza fuori fuoco. Nel momento in cui parliamo di accountability è utile immaginarlo come un luogo, un'arena, un processo in cui una serie di soggetti intervengono, si scambiano informazioni, replicano l'un l'altro, collaborano a rendere l'accountability qualcosa di compiuto. Quindi certamente lo immaginiamo come un ecosistema, un processo, un luogo in cui ognuno dà il proprio contributo affinché questa cosa si possa compiere. E le associazioni in questo caso sono uno dei player principali, sono uno dei soggetti principali. Dovendo recitare qualcuna, mi viene in mente Open Police, che da anni fa un lavoro straordinario in questo caso, cioè loro attivano una serie di campagne, forse si potrebbero chiamare, non saprei bene quale termine potergli dare, però diciamo, fanno dei focus su alcuni ambiti, sono molto avidi di dati pubblici, nel senso che partendo dai dati pubblici creano significato, creano accountability, danno un punto di vista diverso, collaborano con una serie di testate, se vi è mai capitato ad esempio di guardare qualche puntata di report, sono abbastanza convinto che loro lavorano anche con diciamo, soggetti che fanno inchiesta giornalistica vera e propria, proprio perché sono molto forti sull'analisi dei dati pubblici e quindi sono in grado di accedere e di sistematizzare i materiali provenienti da fonti ufficiali. È una parte molto importante dell'accountability, a mio avviso, perché funzionano, dicevamo la volta scorsa, da cassa di risonanza rispetto alla trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Quindi è il modo con cui tutta questa roba arriva davvero ai cittadini, quindi è indispensabile tenerla presente nel momento in cui ragioniamo di accountability. Una delle iniziative più interessanti, che in qualche maniera credo si ricolleghi anche all'intervento di Federico, sono appunto le mappe del potere, le chiamano Open Police, cioè delle visualizzazioni, delle analisi che ci aiutano a capire chi sta prendendo decisioni, con quali ruoli, con quali facoltà, come queste decisioni vengono maturate. Ed è interessante osservare come proprio partendo dai dati, partendo dalle inchieste fatte da Open Police, poi si generi un lavoro così completo, interessante
è anche estremamente leggibile. Per esempio, c'è una delle inchieste che a me piace di più di Open Policy, è quella che stanno portando avanti da anni sulla povertà educativa. Adesso che anche a proposito del Recovery Plan si parla molto di infrastruttura sociale, di asili nido, di formazione, di investimenti sulla ricerca, l'analisi di Open Policy sulla povertà educativa, per quello che mi capita di leggere a me, mi sembra una delle più solide, una delle più longeve, una delle più approfondite. Insomma, è veramente un sito su cui, se vi dovesse capitare di investirci una mezz'oretta navigando tra le sezioni, vi assicuro che vi divertite ed è un'ottima occasione per approfondire. Ci sono tante altre associazioni, Transparency International può essere una di queste, ad esempio, loro portano avanti sia a livello internazionale che nazionale delle iniziative molto interessanti. L'indice di percezione della corruzione, diciamo, è quello più famoso, quello che quando esce ne parla il telegiornale di prima serata, però fanno un sacco di cose molto interessanti. E anche qui è un soggetto che in qualche modo genera accountability. Ci sono delle campagne dedicate che in qualche maniera è come se funzionassero da grimaldello per scardinare quelle logiche poco rivolte all'esterno della pubblica amministrazione. Una di quelle che abbiamo già citato e torno a citare adesso sono Dati Bene Comune, una serie di associazioni che chiedono non solo più trasparenza, ma anche più organicità, più armonizzazione, più evoluzione nei formati tecnologici con cui vengono esposti tutti i dati sulla pandemia. Per tutti i dati intendo tutti i dati, dalla diffusione del Covid fino alle vaccinazioni. È una campagna che è andata molto bene, anche qui mi sembra utile citarla a proposito di accountability come elemento di scambio tra pubblica amministrazione e soggetti che pubblica amministrazione non lo sono. Tante iniziative, un'altra interessante InfoNotes è di Davide Del Monte, che credo che Federico conosca anche abbastanza bene, insomma, quantomeno eravate sugli stessi tavoli di Open Government Partnership. Loro fanno una cosa molto interessante, tra cui una fanzine che è molto divertente, ricorda un po' quelle degli anni Ottanta, che si chiama Marla, è molto stilosa peraltro, ha dei collage divertenti all'inizio, ha delle playlist di Spotify associate con ottima musica che a me capita di ascoltare. È una cosa che mi ha fatto scoprire la collega Laura Manconi, che qui ricito, diciamo, è un bel modo per parlare di corruzione, di sorveglianza, di giustizia sociale, di cambiamenti climatici, con l'approccio basato sui dati, sulla trasparenza, però diciamo, molto ben raccontata. Valigia Blu, ad esempio, è un sito, questo per introdurre un altro pezzetto indispensabile, ma anche qui si parla di accountability, cioè l'informazione pubblica. Valigia Blu, ad esempio, è uno di quei siti che fa, a mio avviso, un'ottima informazione, nel senso che loro sono molto bravi, sono molto puntuali, sono molto attenti alle fonti, molto attenti ai dati, e ne potrei citare tanti, da Repubblica, il Corriere, ovvero qualunque altra testata giornalistica dovrebbe essere messa nelle condizioni di guardare ai dati della pubblica amministrazione, quindi comprendere un po' meglio di che cosa si tratta parlando di accountability, ed è quindi un altro soggetto indispensabile nel momento in cui appunto parliamo di dati esposti dalla pubblica amministrazione, con la finalità di generare trasparenza e quindi generare accountability. Chiudo, prima di passare la parola a Federico, con una ragionata condivisa. Lo accennavo prima, chiedo anche a Federico di dirmi cosa ne pensa nel momento in cui gli passerò la parola. Un ottimo strumento nel momento di accountability è nel momento in cui c'è un dibattito acceso, reale, definito in un'arena pubblica, trasparente, tra pubblica amministrazione e associazioni. Questo scontro tra soggetti istituzionali e soggetti non istituzionali, che però rappresentano degli interessi dei cittadini, a mio avviso funziona molto bene. Genera accountability, è un ottimo momento per sfidare entrambi i soggetti coinvolti, cioè sfidare la pubblica amministrazione ad alzare il tiro e sfidare le associazioni a raccogliere consenso e a dare indicazioni puntuali su come le cose possono migliorare. E uno dei luoghi in cui questa cosa avviene per meccanismo, per mandato, per modo in cui si è scelto di svilupparla, progettarla e implementarla è Open Government Partnership. Ne abbiamo parlato a lungo, lo dico anche perché Federico, diciamo, è uno dei protagonisti di Open Government Partnership, lato associazioni sin dalla fondazione dell'Open Government Forum. In Italia, ma in qualunque altra parte del mondo, OGP funziona proprio in questo modo, cioè i governi si prendono degli impegni, questi impegni vengono, nella migliore delle ipotesi, coprogettati, codefiniti dalla pubblica amministrazione insieme alle associazioni. Le associazioni però non hanno un ruolo spot, nel senso seguono lo sviluppo di questi impegni a lungo, per tutta la loro durata, come monitori durante l'implementazione,
e come valutatore in qualche modo sul processo finale. Quindi vedete, è un meccanismo di accountability che segue tutto il processo di definizione, sviluppo e conclusione dell'azione pubblica. È importante, a mio avviso, è utile l'attuale quarto piano di Open Government che l'Italia ha presentato, Open Government Partnership Internazionale, si concluderà di qui a qualche mese, quindi sarà il caso, come dire, tirare un po' le somme. Come vedete, è una roba molto ampia, nel senso che ci sono azioni che vanno dai dati aperti fino alla cittadinanza e alle competenze digitali, sono 10 azioni, per ognuna di queste è associata una pubblica amministrazione responsabile e un membro associazione della società civile che in qualche maniera dovrebbe interagire tra di loro. L'interazione è più delle volte accesa, lo dico perché proprio la settimana scorsa si è svolta una riunione su Open Government Passion, peraltro c'era anche Federico. Come dire, è un'arena di dibattito, quindi insomma, ognuno porta le proprie istanze e si discute parecchio e fa benissimo a mio avviso perché, ripeto, è il modo migliore per dare vita all'accountability nella pubblica amministrazione. E quindi certamente Open Government Partnership può essere un ottimo modo per guardare a come una pubblica amministrazione può fare accountability, raccogliendo, facendo convergere sulle proprie iniziative i membri che sono all'esterno. La scorsa settimana l'abbiamo chiamata politiche di ascolto. Diciamo, è una politica di ascolto un po' più evoluta, però più o meno, restando sulla definizione dell'Unione Europea, è una politica di ascolto molto ben definita, con delle regole precise, con degli impegni da entrambe le parti che a mio avviso può generare, cioè potrebbe essere utilizzata anche non solo in Open Government Partnership, ma anche per portare avanti iniziative più puntuali delle singole pubbliche amministrazioni. Io ho parlato quasi per una mezz'oretta, direi che a questo punto posso avviarmi a lasciare la parola a Federico. Qualunque domanda su questo primo pezzo di chiacchierata che abbiamo fatto insieme sono qui, la chat è aperta a tutti. Federico, io lancerei le tue slide e ti chiederei di attivare il microfono e ti lascerei la parola. Ecco, ciao Gianfranco, dovrei aver attivato il microfono, quindi dovreste sentirmi. Buongiorno a tutte e a tutti, buongiorno e grazie di essere qui, grazie tantissimo al forum per questo invito. Sono molto contento di poter parlare di un tema che appunto, come diceva Gianfranco, già da diverso tempo e su cui tra l'altro Federico, temo ci sia qualche problema. Sì, ti sentiamo, diciamo, è come se la tua mi connessione si sentite malissimo, interrompesse. Chiaramente lo dico no? per Non so voi, noi facciamo tutto però che quello che cosa possiamo, fare come ti fa, per l'output si sentiva benissimo. Adesso vediamo se ti riesce a consiglierei di rimarcare farlo, così. se puoi chiudere quest'audio così lo sentiamo. Perché non, sì, effettivamente arrivi molto a singhiozzo. Puoi provare a chiudere tutto e fare un nuovo accesso. Non so se è il caso di provare a spegnere altri software che, come dire, mangiano banda. Sì, va un po' a tratti, effettivamente si vede abbastanza male, Federico. Se Puoi chiudere e puoi, rifare come l'accesso. dire, Esco e rientro. puoi chiudere e fare Perfetto. l'accesso. Scusate Sì, l'inconveniente. Arrivo. proviamo così. Bello della diretta, si direbbe in TV. Chiaramente, come dicevo prima, noi facciamo tutte le prove del caso nel momento in cui facciamo le prove d'aula con i singoli relatori, però chiaramente durante sì, si sentiva particolarmente male. Mi auguro che questa roba possa risolverlo. Domenico, non lo so se sarà un problema di Jack, è molto probabile che ci fosse, non lo so, delle volte funziona in maniera piuttosto misteriosa queste cose, però adesso Federico si riconnette e proviamo a far partire il suo intervento. Sì, credo ci fosse un problema di connessione. È importante soprattutto sottolineare, diciamo, rispetto alle cose che ci siamo detti adesso, che vi anticipo, insomma, poi Federico probabilmente avrà modo di parlarne, che Federico ha un ruolo. Eccoti qua. Vai Federico, prova via il microfono.
Perfetto, adesso spero che mi sentiate meglio. Sono appunto tornato. Solo una cosa, Gianfranco, per mandare avanti le slide. Guarda, puoi farlo tu da quei tasti in basso. Se guardi tutto in basso a... Non ricordo Guarda. qual è il tasto. Ah, forse è Esatto. questo. Perfetto, perfetto, ci sono. Dunque, buongiorno appunto, mi ripresento, sono Federico Angelé, dirigo The Good Lobby. The Good Lobby è un'organizzazione europea che è stata fondata nel 2015 a Bruxelles da Alberto Alemanno, che è un professore italiano. Docente di diritto europeo che per molto tempo si è occupato proprio dell'accesso alle decisioni pubbliche, della trasparenza. E si è chiesto come, a partire appunto da un'analisi dei dati, un'analisi, e quindi ritorniamo anche appunto ad alcuni dei discorsi già introdotti prima da Gianfranco, quindi della necessità di avere dati disponibili, informati e accessibili, a partire appunto da una serie di dati si è chiesto come si potesse trasformare appunto il lobbying in un'attività che normalmente viene considerata come un'attività che ha una connotazione negativa, che viene percepito come un fenomeno legato soprattutto alle grandi aziende, alle corporation, se non appunto con un'accezione fortemente negativa, e invece come essere in grado di trasformare il lobby in uno strumento di partecipazione e come colmare attraverso il lobby il bisogno di partecipazione e di rappresentanza della società civile, sia essa una società civile ovviamente organizzata, strutturata, come possono essere appunto anche alcune delle organizzazioni che già prima Gianfranco citava, pensiamo a Open Policy, Transparency International, quanto gli stessi cittadini in questo loro bisogno di rappresentanza possano, e soprattutto di partecipazione, possano essere in grado di appunto intervenire nei processi decisionali, naturalmente considerando i processi decisionali come quelle opportunità appunto strategiche per poter introdurre degli elementi di cambiamento sociale significativo. Da qui nasce l'idea appunto anche di The Good Lobby con un nome un po' provocatorio, che vuole quindi cercare di porre l'accento su un tema che è quello del lobbying e cercare di fornire degli strumenti alla società civile appunto nelle sue molteplici declinazioni, per permettere di partecipare con il proprio punto di vista a momenti cruciali come appunto le decisioni che vengono assunte dalle istituzioni. Dicevamo, normalmente il lobbying è associato a delle connotazioni negative. Abbiamo realizzato un sondaggio nel luglio del 2019, quindi oramai quasi 2 anni fa, dovrebbe essere aggiornato, ma non credo che i dati siano molto cambiati e come potete vedere è molto più probabile che gli italiani, quindi l'opinione pubblica nel suo complesso, ma anche gli stessi policymakers, i parlamentari, associano il lobbying attribuiscano delle caratteristiche negative all'attività di lobbying e non delle caratteristiche positive. Il lobbying, appunto, viene indicato come lo strumento dei poteri forti, viene accomunato alla corruzione, ai faccendieri, e molto meno invece il lobbying viene associato a termini che comunque hanno una connotazione, se non positiva, o quantomeno neutrale, come concorrenza o partecipazione, che ha una connotazione nel nostro immaginario senza dubbio positivo. Eppure va detto,
che il lobbying è un, l'attività di lobbying è un requisito delle democrazie. Sfido io a trovare delle dittature, dei paesi autocratici in cui ci sia una libera circolazione appunto degli interessi, dei punti di vista, dei dati, ci sia la possibilità da parte di una pluralità di soggetti e di attori di influenzare i processi decisionali. Come il nome stesso denuncia, è il lobbying strettamente legato al mondo anglosassone, anche se poi ad oggi in realtà il lobbying appunto è un'attività praticata un po' ovunque esistano dei regimi democratici in cui esiste appunto un confronto aperto tra posizioni, idee e la possibilità da parte di una pluralità di soggetti di influenzare o di rappresentare i propri interessi nei luoghi in cui vengono assunte le decisioni pubbliche. Come vi dicevo appunto, il lobbying ha una origine antica, iniziamo a parlare di lobbying addirittura nel 1640, quindi nel corso diciamo della rivoluzione inglese, quando nella lobby, quindi nella diciamo in questa in, per lobby intendiamo in questa anticamera, no, della House of Commons a Londra, venivano ricevuti dai rappresentanti i cittadini che potevano portare le loro istanze. Diventa poi un termine codificato e quindi un'attività in qualche modo istituzionalizzata, però in ambito americano, quando nel 1860, a partire dal 1860, il presidente Ulysses Grant incontrava nell'hotel Willard, che è quello che si vede, la hall dell'hotel Willard, anzi la lobby dell'hotel Willard, è quella che appunto si vede nell'immagine dietro, è un famoso albergo di Washington in cui il presidente Grant appunto incontrava i portatori di interessi, incontrava coloro i quali volevano cercare di portare, di rappresentare il loro punto di vista al decisore pubblico. Appunto, nel nostro immaginario, e questa è anche un po' la nostra sfida, ci tengo a sottolineare che The Good Lobby è un'organizzazione non governativa, no profit, che si finanzia solo ed esclusivamente con i soldi dei cittadini, con progetti e con attività filantropiche. Quindi appunto il nostro obiettivo è quello di fare in modo che si riequilibri l'accesso al potere. Noi non siamo gli sponsor dei lobbisti. Quello che cerchiamo di fare è che l'attività di lobbying, appunto come un'attività di rappresentanza degli interessi, come la capacità di inserirsi nei processi decisionali, non sia soltanto appannaggio delle grandi aziende, ma sia anche appannaggio appunto di una pluralità di soggetti. Di per sé l'attività di lobbying è un'attività assolutamente legittima e appunto benché il lobbista abbia una connotazione così fortemente negativa, non c'è nulla di negativo o di illegittimo nel rappresentare i propri interessi alle istituzioni, nei luoghi appunto in cui le decisioni vengono assunte. Perché il lobbying è un'attività, perché i lobbisti non sono dei soggetti necessariamente appunto cattivi? Perché? Perché prima di tutto il decisore pubblico, e immagino appunto che probabilmente qui alcuni contribuiranno alla formazione di decisioni pubbliche nell'ambito regionale, il decisore pubblico ha bisogno di dati, informazioni, poiché non è onnisciente e non è in grado da solo di trattare oggi tematiche, penso al Parlamento, di occuparsi di politiche aerospaziali e il giorno dopo
di occuparsi magari di transizione ecologica. Naturalmente servono delle competenze specifiche. Esistono i consulenti per fare questo, esistono i parlamentari che si occupano, ma naturalmente che si occupano di specifiche tematiche anche sulla base talvolta delle loro pregresse competenze, ma naturalmente quello che è importante è avere appunto il punto di vista dei soggetti che queste tematiche macinano quotidianamente. E qui riporto una frase di Hannah Arendt che a mio avviso è emblematica. Lei non parlava assolutamente di lobbying, parlava di tutt'altro, ma è davvero secondo me molto evocativa, perché Hannah Arendt appunto parlava di quante più posizioni, cito, quante più posizioni altrui ho presente nella mia mente mentre sto ponderando una data questione, e quanto meglio posso immaginare come sentirei e penserei se fossi al posto di queste persone. Tanto più forte sarà la mia capacità di pensiero rappresentativo e tanto più valide saranno le mie conclusioni finali, la mia opinione. Il decisore pubblico deve appunto cercare di interpretare, di ricevere quanti più dati, informazioni da parte dei portatori di interessi, da parte dei cittadini, da parte dell'opinione pubblica, e quanti più informazioni, punti di vista avrà, tanto più sarà in grado di assumere una decisione bilanciata che tenga appunto in conto le varie posizioni in campo, che tenga in conto l'impatto che quella decisione avrà sulle varie categorie, sui cittadini, sui vari interessi. E quindi appunto perché, se torniamo all'obiettivo di cercare di decifrare il lobbying, e perché l'attività di rappresentanza di interessi è un'attività strettamente appunto legata al funzionamento virtuoso dei nostri sistemi democratici, ebbene, i decisori pubblici, grazie ai punti di vista dei portatori di interessi, possono essere maggiormente informati. Appunto, i portatori di interessi rappresentano una pluralità di punti di vista, dicevamo. Noi normalmente siamo abituati a considerare l'attività di lobbying come, dicevamo, strettamente legata all'attività delle grandi aziende, all'attività delle corporation, rappresentate qui da uno, tra virgolette, dei cattivi per eccellenza, no? Le compagnie petrolifere, ma in realtà gli interessi sono molteplici. Gli interessi possono essere particolari, e qui ho cito due interessi particolari per eccellenza, appunto quelli di una grande corporation, ce ne sono naturalmente milioni di altre, e in questo caso quelli degli avvocati, nel senso di una categoria professionale. Ma ci sono anche gli interessi che sono portati avanti, gli interessi diffusi, gli interessi generali che sono portati avanti da organizzazioni non governative, ne cito una per eccellenza come Amnesty International, che si occupa di, che si batte per il per veder riconosciuti i diritti umani e per difendere i diritti umani di tutti. Sappiamo appunto Amnesty quanto sia impegnata in questi mesi e anni sul caso Regeni da una parte, sul caso Patrick Zaki dall'altra, ma è un'organizzazione che si occupa di, non devo neanche dirlo appunto, si occupa di pena di morte, di diritti umani a 360 gradi. E poi naturalmente le confessioni religiose, che anche in questo caso comunque rappresentano dei valori, rappresentano comunque un punto di vista che in una società complessa e con una pluralità appunto e pluralista non rappresentano una verità ufficiale.
È giusto che ciascuno di questi soggetti, appunto, legittimati, siano essi gli interessi particolari, siano essi invece gli interessi più generali e diffusi, abbiano la possibilità di inserirsi nei processi decisionali, abbiano la possibilità di contribuire alla formazione delle scelte pubbliche, delle politiche pubbliche. Ovviamente stiamo parlando sempre attraverso mezzi e sistemi che siano leciti, naturalmente. Dicevamo che il lobbying ha, appunto, che è strettamente legato e connesso alla democrazia, permette di potenzialmente di coinvolgere quanti più stakeholder. Quindi permette di fare sì che quanti più soggetti che hanno appunto degli interessi differenti, che hanno dei punti di vista differenti, pensiamo sulla politica ambientale, potranno essere coinvolti tanto i produttori di energia, quanto le associazioni ambientaliste, quanto le associazioni dei consumatori. Non sempre oggi tutto ciò avviene, nel senso che non sempre questi soggetti, soprattutto coloro i quali sono portatori di interessi più diffusi, hanno lo stesso tipo di informazioni e lo stesso tipo di accesso ai decisori pubblici garantito invece a aziende e corporation che riescono ad accedere con una maggiore facilità in virtù di che cosa? Prima di tutto di maggiori conoscenze, e non di maggiore conoscenza, per conoscenza intendo di relazioni strette con i policy maker, che possono vantare anche perché in molti casi reclutano all'interno appunto del proprio portafoglio di professionisti degli ex politici, dei capi di gabinetto, che hanno delle relazioni molto strette con i decision maker, conoscono i dossier, conoscono i temi, conoscono chi si occupa di che cosa. Questo non avviene appunto anche per le organizzazioni della società civile, che spesso sono svantaggiate in questo senso. Appunto, dicevamo, su questo non mi soffermo, che quindi potenzialmente una regolamentazione dell'attività di lobbying potrebbe appunto migliorare il processo democratico coinvolgendo più attori, rappresentando gli interessi in campo che sono strettamente necessari per poter assumere delle scelte, delle decisioni bilanciate, coerenti, informate da parte dei decisori pubblici. Creano appunto un dibattito, più dati, più informazioni su temi specifici. E qui smentisco, vorrei smentire un luogo comune. Per molti appunto, ed è anche spesso un po' degli ostacoli che vengono frapposti alla richiesta di una maggior trasparenza dei processi decisionali, quello che ci viene spesso detto è che si allungano, che questo coinvolgimento dei soggetti potenzialmente allunga i tempi della decisione pubblica. In realtà i casi di scuola, e non voglio neanche citare dei casi di scuola particolarmente lontani o inapplicabili in Italia, ma cito un progetto che la Regione Campania fece alcuni anni fa fino alla fine del 2019 e che purtroppo non è stato riconfermato, che si chiama Campania Partecipa. E Regione Campania decise appunto in via sperimentale di mandare in consultazione pubblica con una mappatura di tutti gli stakeholders potenzialmente coinvolti sulle specifiche tematiche, tutti i provvedimenti, le proposte di legge di giunta. Ebbene, confrontando il prima e il dopo, quindi questi due anni di sperimentazione con il periodo precedente in cui quindi non si andava a consultazione pubblica, i tempi di approvazione
di formazione e poi anche di approvazione di una legge si riducevano. Perché? Perché col coinvolgimento degli stakeholders in via preventiva, quindi coinvolti proattivamente da parte della pubblica amministrazione, appunto attraverso la mappatura si interrogava sulle specifiche tematiche, che ne so, appunto ricordo in un certo punto che venne varata un provvedimento sul supporto al cinema a livello regionale e vennero coinvolte tanto le categorie dei naturalmente degli esercenti di attività cinematografiche, quanto i produttori cinematografici, quanto gli esperti dell'associazione dei critici cinematografici, quanto le associazioni degli utenti, insomma una pluralità di soggetti. E in realtà, appunto, contrariamente a quanto potrebbe pensare, si ridusse il contenzioso, perché i soggetti, ripeto, interessati e su cui quella politica impattava erano coinvolti prima e non dopo, e quindi non avevano poi la legittimazione a posteriore di protestare, di inserirsi nei momenti meno opportuni nei processi decisionali per contrastare determinate politiche, perché avevano già la possibilità prima di portare il loro punto di vista, e il decisore a quel punto doveva cercare di bilanciare la scelta, la decisione, tenendo conto dei diversi punti di vista e dell'impatto che quella normativa in fieri avrebbe avuto sulle diverse categorie. Quindi in realtà a livello appunto di dati empirici è dimostrato che una regolamentazione del processo di lobbying, che significa, ripeto, una regolamentazione dei processi decisionali, ha delle ricadute positive anche sui tempi di formazione delle politiche pubbliche e riduce il contenzioso. Giusto qualche settimana fa un ministro che è sempre stato molto attento alla partecipazione dei cittadini ha proprio dichiarato il coinvolgimento dei cittadini nelle decisioni relative al PNRR non rallenta le scelte, ma semmai il coinvolgimento è volto proprio a migliorare non solo appunto l'esito poi delle scelte pubbliche, ma anche a migliorare, a velocizzare il processo stesso. Ma poi possono anche riequilibrare le distorsioni del mercato, permettendo appunto a competitor di avere un accesso alle decisioni pubbliche. Io qui ho citato un caso emblematico, che è quello che in Italia ha visto il conflitto tra i tassisti e Uber, ma pensiamo anche a tanti altri casi. Pensiamo ad esempio al caso di un'azienda che è portatrice di tecnologie particolarmente innovative ed avanzate, che magari ridurrebbero i costi anche per gli utenti finali o anche per un'amministrazione pubblica, e invece un soggetto che si percepisce quasi come un monopolista, o un soggetto che comunque ha un vantaggio competitivo derivante appunto da quelle conoscenze, quelle relazioni con i decisori pubblici acquisite. Ebbene, se il soggetto più innovativo sul mercato avesse la possibilità di essere informato quando il decisore pubblico intende regolamentare o normare o assumere una decisione su uno specifico tema di suo interesse, forse il vantaggio per la collettività potrebbe appunto essere davvero significativo, laddove il competitor è in grado di quantomeno rappresentare il suo punto di vista al decisore. Qui è un po' finito il... era un mestiere per tanti. Un mestiere per tanti,
faccio appunto un passo indietro. Noi qui abbiamo ricavato dei dati che poi ritroveremo dal registro dell'Unione Europea. Perché? E poi andremo nel corso della nostra chiacchierata, perché l'Italia non ha una regolamentazione dell'attività di lobbying e quindi, non avendo una regolamentazione dell'attività di lobbying o avendo una regolamentazione, come vedremo, molto frammentaria, come ha di recente ricordato la ministra Cartabia nel suo intervento programmatico alle Camere, ricordando appunto come l'Italia non abbia ancora regolamentato l'attività di lobbying, benché tutte le istituzioni internazionali da anni ci dicano di farlo e benché sempre più iniziative da parte di amministrazioni anche a livello locale, e vedremo anche la regione Calabria, abbiano appunto tentato di colmare questo buco normativo, ma nonostante questo noi non possiamo in realtà avere un quadro chiaro e comprensibile di quali sono i soggetti che in Italia a tutto campo, intendo a livello nazionale, di quali siano i soggetti che svolgono un'attività di lobby. Questi invece sono i dati del registro della trasparenza a livello europeo. Come vedete, appunto, sono tantissimi i soggetti che svolgono attività, tantissime le categorie di soggetti che svolgono attività di lobbying, dagli ordini professionali alle confessioni religiose, ai sindacati, alle associazioni di categoria, ai think tank, alle aziende, ai professionisti del settore, quindi le società di lobbying che lavorano per conto terzi, alle ONG e alle organizzazioni no profit. Come potete anche vedere nel grafico a sinistra, le companies e i groups, quindi diciamo i soggetti privati, sono coloro i quali svolgono un'attività più costante di lobbying, ma come potete vedere, civil society ed NGO sono al terzo posto, il che significa che anche in un contesto come Bruxelles, che è dopo Washington la seconda capitale del lobbying al mondo per numero di portatori di interessi registrati, appunto anche la società civile, anche gli interessi più diffusi e generali, hanno bisogno di inserirsi nei processi decisionali, hanno bisogno di influenzare le decisioni pubbliche o hanno bisogno di essere informati laddove appunto il decisore pubblico assumerà una decisione su uno specifico tema. Appunto, il problema che sta alla base anche della missione stessa di The Good Lobby è che da una parte manca una regolamentazione, ma anche dove la regolamentazione è presente, i soggetti maggiormente attrezzati, direi meglio attrezzati per influenzare i processi decisionali, sono i soggetti portatori di istanze private. Ripeto, è del tutto legittimo. Il nostro obiettivo, e pensiamo che dovrebbe essere un interesse di tutti i cittadini, è quello di controbilanciare questo potere. Parlo di una tematica che sta sicuramente a cuore a tutti. Pensiamo appunto la pervasività delle piattaforme digitali e di quelle che vengono chiamate le big companies. Nessuno di noi potrebbe probabilmente più farne a meno e nessuno di noi sta qua a dire che siano dei cattivi e che si stava tanto meglio prima quando non esistevano appunto i vari Facebook, WhatsApp, eccetera, eccetera. Dopodiché però, se noi guardassimo il numero di incontri e la capacità di spesa, le risorse che questi soggetti hanno nel influenzare le politiche pubbliche, vorremmo che allo stesso tavolo e lo stesso numero di incontri fossero anche dedicati alle associazioni che rappresentano gli interessi dei cittadini, a chi difende la privacy, a chi si assicura che i ragazzini non vengano targettizzati da queste società che tendono appunto a un coinvolgimento sempre più massiccio e pervasivo di quanti più soggetti e totalizzante rispetto alle nostre
nostre vite nel utilizzo di questi strumenti. Come potete appunto vedere, nel registro della trasparenza, che appunto in Italia non possiamo conoscere questi dati perché non esiste un registro della trasparenza, nel registro della trasparenza europeo, tra gli 11.000 iscritti, oltre 6.000 sono soggetti for profit, sono soggetti privati, e la metà sono soggetti della società civile. La metà rispetto ai soggetti for profit, il che significa che i no profit, che gli interessi generali, che gli interessi diffusi, in realtà hanno solo il 27,1% di rappresentanza nella grande appunto torta della rappresentanza europea, degli interessi all'interno degli ambiti. Ancora più impietosa è però la slide successiva, quando parliamo di risorse, quando parliamo appunto di fondi destinati a influenzare le politiche pubbliche. Sempre appunto l'ottimo registro della trasparenza europeo ci permette di quantificare, perché tutti gli iscritti devono, anche se poi i dati possono essere anche un po' parziali, devono indicare qual è la spesa per influenzare le politiche pubbliche, che non significa se si è portato un decision maker al ristorante, ma quanto costano gli stipendi, ad esempio, piuttosto che l'organizzazione di eventi di tutta l'area, di tutti il dipartimento che all'interno di un'azienda si occupa di lobby. Come potete vedere, il confronto tra aziende ONG è nettamente a favore delle aziende, che hanno quindi delle risorse a disposizione molto più significative da dedicare alla rappresentanza degli interessi. Accennavo già prima al fatto che in Italia, come ricordato dalla ministra Cartabia, come recentemente dichiarato dal Greco, che è il gruppo di stati anticorruzione, è una commissione all'interno del Consiglio d'Europa che nel suo ultimo report di valutazione dell'Italia ha proprio sulla trasparenza e sugli strumenti, diciamo, anticorruzione, ha per l'ennesima volta denunciato l'assenza di una regolamentazione nazionale, segnalando appunto che in realtà c'è un quadro di frammentazione nella regolamentazione. Non è che non esista nulla, esistono vari tentativi, alcuni anche virtuosi, ma non esiste in realtà una cornice normativa comune che renda appunto l'attività di lobbying come trasparente e inclusiva, come dovrebbe appunto essere. Su questo si innesta un altro tema. Tutti conoscerete il reato di traffico di influenze illecite, è un articolo del codice penale e è senza dubbio un reato molto scivoloso, che già nel momento in cui venne approvato, e lo trovate anche proprio nel dibattito al Parlamento, si disse, e addirittura lo dichiarano gli stessi magistrati, noi oggi nel 2021 sappiamo che cosa non si può fare, quindi sappiamo che cosa è illecito nelle relazioni con i policy makers, con i decisori pubblici, ma non sappiamo che cosa è lecito. E vi dicevo appunto del dibattito in cui si segnalava già all'atto appunto delle discussioni parlamentari, quando questo reato venne pensato, che
la parte mancante, la metà mancante fosse proprio appunto la regolamentazione del lobbying, perché è chiaro che cosa non si può fare appunto nei processi decisionali, ma è tutt'altro che chiaro come si può legittimamente influenzare un processo decisionale, come ci si può inserire all'interno di un processo decisionale per rappresentare i propri interessi. Interessi che, ricordo appunto, sono interessi legittimi, possono essere interessi di qualsiasi tipo. E vi dicevo appunto che in realtà assistiamo ad una frammentarietà del quadro normativo. Perché? Perché nella vacanza di una normativa comune nazionale che ci permetta di ricostruire, come abbiamo visto per i dati europei, quale sia chi influenzi le politiche pubbliche e come quindi le politiche pubbliche abbiano ascoltato una pluralità di soggetti, perché naturalmente è leggibile tanto in un senso quanto nell'altro senso, alcune amministrazioni hanno provveduto a autoregolamentarsi, e da qui appunto la frammentarietà a cui facevo riferimento. Senza dubbio il modello di riferimento in Italia è quello del MISE, Ministero dello Sviluppo Economico, che ha un proprio registro della trasparenza mutuato dal caso europeo, perché all'epoca l'allora ministro Carlo Calenda aveva avuto un'esperienza, se ricorderete, in Europa, e avendo avuto un'esperienza in Europa aveva appunto conosciuto, studiato il registro della trasparenza europea, delle istituzioni europee, e si era proposto in Italia, una volta diventato ministro di uno ministero chiave nelle relazioni con gli stakeholder, di mutuarlo anche nel nostro paese. Se voi accedete, o se voi volete incontrare il ministro dello sviluppo economico, dovete necessariamente iscrivervi al registro. Voi intendo, se foste The Good Lobby, ecco, se foste un'organizzazione della società civile, se foste un soggetto del mondo industriale, dovreste appunto necessariamente iscrivervi al registro. Come potete vedere, questo appunto è l'interfaccia grafica del registro del MISE. Procedo rapidamente, è possibile appunto ricostruire quali sono i soggetti che hanno incontrato i decisori pubblici. Il MISE ha la possibilità, permette di verificare gli incontri, quindi da una parte tutti i soggetti che appunto intendano fare rappresentanza degli interessi sul MISE, sulle tematiche portate avanti dal Ministero dello Sviluppo Economico, devono appunto registrarsi. Dall'altra parte è possibile e soprattutto tutte le volte che devono chiedere un incontro ad un alto rappresentante del ministero, sia esso il versante politico, il ministro, viceministri e i sottosegretari, devono quindi appunto essere registrati, e anche nel momento in cui incontrano anche i capi di gabinetto piuttosto che gli alti dirigenti del ministero. Ecco, come potete vedere nella slide precedente, noi abbiamo scelto, io ho scelto come categoria la categoria delle organizzazioni non governative. Voi avete la possibilità, sono addirittura 12 pagine, di vedere quali sono tutti i soggetti che si sono iscritti al registro della trasparenza del Ministero dello Sviluppo Economico per rappresentare i loro interessi. Il Ministero dell'Ambiente, attuale Ministero della Transizione Ecologica, ha invece attuato una scelta differente, quindi ha pensato che proprio nell'assenza di un registro unico nazionale, di procedere invece mettendo in maniera proattiva in chiaro
gli incontri. Quindi, diciamo, se da una parte il Ministero dello Sviluppo Economico ha introiettato il modello europeo, e poi riprenderemo nelle ultime slide, quindi che da una parte ha il registro della trasparenza a cui si devono iscrivere i portatori di interessi, e portatori di interessi che devono dare una serie di indicazioni sulle loro caratteristiche e l'attività di interessi svolta, dall'altra parte invece ci sono anche degli obblighi da parte del decisore pubblico che deve invece inserire appunto l'agenda degli incontri, deve fare una disclosure, deve rendere trasparente gli incontri che svolge. In questo caso il Ministero appunto della Transizione Ecologica non ha, ripeto, un registro, ma un sistema molto molto avanzato di agende degli incontri che riguardano non solo ministro, sottosegretari e gli uffici di diretta collaborazione, quindi il gabinetto del ministro, ma anche, come potete vedere, le direzioni generali e tutti coloro i quali hanno delle relazioni con i portatori di interessi. Questo è l'agenda trasparente degli incontri del ministro Cingolani. Come potete vedere, ogni settimana il ministro Cingolani incontra dei portatori di interessi. Beh, questo è come scoprire l'acqua calda, lo sapevamo tutti, ma come potete vedere aggiorna ogni settimana con i soggetti incontrati. Mi dispiace tra l'altro rimarcare che il ministro Cingolani nell'ultima settimana disponibile ha solo incontrato dei soggetti del mondo corporate e non ha incontrato nessuna associazione non governativa. Benissimo che incontri Fincantieri, Edison, Stellantis, sarebbe bello che incontrasse, che avesse anche incontrato Legambiente e Greenpeace per controbilanciare appunto la capacità di influenza delle grandi aziende. Come potete vedere, Ministero appunto questa è una slide, ecco, è la slide, ho sbagliato nell'inserimento, questa l'agenda degli incontri, ma del MISE. Quindi laddove appunto il Ministero della Transizione Ecologica ha l'agenda degli incontri, purtroppo in formato PDF, e questo è l'elemento negativo, diciamo, di una eccellente invece lavoro che è stato portato avanti dall'allora ministro Costa, quindi dal ministro del precedente governo, nel governo Conte 2, che con il suo capo di gabinetto Pierluigi Petrillo, che è un grande esperto di lobbying, ha appunto portato avanti. Questa slide fa vedere il MISE, che ha un numero ridotto di soggetti che sono tenuti a tenere l'agenda degli incontri. Qui non trovate il ministro, semplicemente perché vengono aggiornati ogni 3 mesi e dal momento che gli ultimi ministri si sono insediati meno di 3 mesi fa, non trovate ancora queste indicazioni. Quello che però vedete, appunto, poi potete trovare indicazioni, che l'aspetto però positivo è che questi dati sono dei dati degli open data, sono dei dati già digitali e che quindi sono dei dati interoperabili, che questo è appunto il MISE, questi sono gli incontri sono stati svolti dal direttore generale, non ricordo il nome, sì, mi pare Fiorentino, che è il capo di, mi pare, però adesso non ricordo. Ecco, vedete, avete l'elenco degli incontri che sono stati svolti. Il vantaggio rispetto al Ministero della Transizione Ecologica, appunto, è il fatto che questi dati possono diventare interoperabili. Ci permettono poi, vado solo avanti, di fare una cosa, ci permettono di ricostruire i meeting che sono stati svolti. Se noi volessimo sapere, appunto, questa è una slide che si riferisce all'Unione Europea, se noi volessimo sapere quali sono i decision maker che incontrano più
decisori pubblici, ebbene, un PDF non ci permette in automatico di ricostruire questi dati. Dei dati che sono invece già interoperabili ci permette di ricostruire in maniera puntuale chi, ad esempio, è il soggetto che incontra di più, e qua vediamo appunto chi è il soggetto che incontra di più, quali sono i decisori pubblici destinatari di maggiori richieste di incontro e quindi con i quali appunto più spesso i decisori pubblici si incontrano. Volevo ancora accennare appunto in questa frammentarietà della nostra trasparenza italiana, che la Camera dei Deputati a un certo punto, sotto guida di Laura Boldrini, si dotò di regole sull'accesso dei portatori di interessi ai locali della Camera, sull'onda ancora una volta di un'ispezione che il Greco avrebbe fatto, quindi che il Consiglio d'Europa avrebbe fatto, a dimostrazione che le pressioni internazionali certe volte possono anche servire, la Camera si dotò appunto di alcune regole. Come potete vedere, è possibile appunto ricostruire quindi dal registro, che però non è obbligatorio, e questo è il grande limite, è possibile ricostruire appunto quali sono le macro aree, le macro categorie di soggetti che incontrano i parlamentari. In questo caso io ho selezionato, diciamo, le società di lobbying, quindi i soggetti specializzati nella rappresentanza professionale di interessi, e dopodiché ho selezionato Cattaneo e Zanetto, che forse qualcuno di voi conoscerà, è tra le più grandi società di lobbying italiane, che quindi fa attività di rappresentanza di interessi per conto terzi. Iscrivendosi al registro, Cattaneo e Zanetto e tutti i soggetti hanno l'obbligo di dare alcune indicazioni su quali saranno i soggetti che poi effettivamente incontreranno i portatori, i decisori pubblici, e una serie appunto di indicazioni sull'attività di interessi, sull'attività di rappresentanza svolta nel corso degli anni, dell'anno. C'è anche la necessità di redigere una relazione attuale sull'attività di rappresentanza di interessi. Il problema appunto è che, non avendo in realtà un registro obbligatorio e di fatto avendo normato l'accesso ai locali fisici della Camera, ma non in generale l'attività nel complesso di lobbying, come potete vedere, la più grande società di lobbying italiano dichiara che nel corso dell'anno ha incontrato solo due parlamentari. Nulla contro Cattaneo e Zanetto, vi assicuro che un'organizzazione come The Good Lobby ne incontra di più, e avendo un decimo del personale di Cattaneo e Zanetto. Questo nulla contro questo soggetto, ma è la dimostrazione appunto dei buchi normativi di una regolamentazione appunto ancora troppo in nuce, ancora troppo frammentaria da una parte e non vincolante dall'altra. Queste slide le abbiamo già viste, andiamo invece su un tema che vi riguarda da vicino. Perché? Perché, come vi dicevo appunto, in questa mancanza, in questa assenza di una regolamentazione nazionale complessiva che permetta, ripeto, di rendere trasparenti i processi decisionali, che permetta di rendere trasparente chi influisce sulle scelte pubbliche, ma che permetta anche di rendere più inclusive le scelte pubbliche, perché conoscere quando verranno prese determinate decisioni è fondamentale per i soggetti che vorrebbero portare il loro punto di vista, ma molti di noi spesso non sono informati sulle decisioni che verranno assunte dalle amministrazioni, e questo è cruciale
per noi, ed è cruciale nel bilanciamento a cui facevo riferimento che tutti i soggetti siano messi sullo stesso piano e che quindi tutti i soggetti abbiano la possibilità di sapere e di conoscere quando una amministrazione ha intenzione di discutere una determinata politica, ha intenzione di appunto varare una determinata politica. Vi dicevo che ci sono delle leggi regionali, alcune come peraltro quella calabrese del 2016, molto buone, che qualcuno dice che si sente male, mi dispiace, evidentemente va un po', va e viene l'audio, e come vi dicevo ci sono alcune regioni che hanno ovviato procedendo con una autoregolamentazione. Il problema di queste autoregolamentazioni sono due fondamentalmente. Il primo è che in realtà anche se queste autoregolamentazioni nascono da propositi virtuosi e quindi appunto nascono dal proposito di rendere trasparenti i processi decisionali, di rendere inclusivi i processi decisionali, in realtà immaginate voi una azienda, un'organizzazione come The Good Lobby, quindi noi non facciamo poi molte attività a livello regionale, ma organizzazioni della società civile come Legambiente, appunto già citata prima, o Slow Food, che si occupano di tematiche anche di stretta in cui le regioni hanno comunque una voce in capitolo significativo, immaginate iscriversi a 20 registri della trasparenza con delle caratteristiche diverse. Ecco perché un quadro normativo unico, una cornice unica sarebbe necessaria. Anche laddove i registri della trasparenza fossero identici, e questo è lo sforzo che con l'Open Government Partnership, a cui faceva riferimento prima Gianfranco, stiamo cercando di fare, ovviamente, ecco, l'altro problema che segnalo è che spesso anche delle buone leggi regionali sono rimaste soltanto sulla carta e non si sono trasformate, poi non sono state implementate. Questo è il caso, almeno a quanto risulti a me e anche all'amico Francesco Foglia, che forse immagino tutti conosciate, di Open Calabria, a quello che a noi risulta è che a fronte appunto di una legge regionale che posso dire molto buona, poi in realtà non si sia tradotta in una reale applicazione o un'implementazione. A noi non risulta che ci sia un registro della trasparenza, quindi un registro dei portatori di interessi online, nonostante una delibera del 2019 appunto dove rendesse esecutiva la trasformazione appunto dei propositi della legge in poi una reale implementazione con la creazione di un registro della trasparenza. Questo è un elemento importante perché da una parte appunto segnala come le regioni, in questo caso la Calabria, direi forse che abbia la normativa più avanzata sulla carta a livello nazionale, a livello regionale, naturalmente in tutto il paese, ma dall'altra parte poi questi buoni propositi non si traducano in reali miglioramento del processo decisionale, in reale trasparenza e in reale appunto inclusività nei processi decisionali. Come dicevo, sono diverse le regioni che hanno una legge regionale, altre sono allo stadio diciamo di ancora proposta. Cito la Regione Lazio,
la regione Sicilia, la regione Piemonte. Noi di volta in volta veniamo sempre appunto consultati con la richiesta di fornire un parere sulle proposte di legge. Noi facciamo tutte queste premesse del caso, che l'obiettivo sarebbe quello di avere una normativa nazionale. Appunto, e arriviamo un po' alla conclusione del nostro webinar. L'augurio è quello di avere una regolamentazione nazionale. Come? Da una parte ci stiamo lavorando con l'Open Government Partnership. Non mi devo soffermare sull'Open Government Partnership perché Gianfranco ve ne ha già ampiamente parlato, tanto nel precedente webinar quanto anche in apertura di questo intervento. L'obiettivo appunto su cui stiamo tentando di lavorare è proprio di fissare uno standard comune alle amministrazioni pubbliche affinché da una parte naturalmente il registro e l'agenda non siano appunto un registro cartaceo o un'agenda che rimangano chiuse nelle stanze dell'amministrazione, ma che siano accessibili a tutti, che possano essere accessibili ai portatori di interessi stessi, che possano essere accessibili ai giornalisti, ai cittadini. Dall'altra parte appunto cercare di avere uno standard digitale comune, avendo preso come riferimento la piattaforma del MISE, che come citavo prima è un po' la base in Italia, il modello da cui, a cui fare riferimento, e in prima battuta stiamo cercando di fare in modo che altri ministeri abbiano lo stesso registro. Cito il caso del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che quando Luigi Di Maio accorpò le competenze dello sviluppo economico a lavoro e politiche sociali, creando un macro ministero, quel ministero appunto si dotò di un proprio registro. E stiamo cercando di fare in modo che anche il Ministero della Pubblica Amministrazione, che con la Ministra Madia si dotò di un registro, gli ridia vita. Insomma, lo riesumi e lo riattivi. Dall'altra parte però stiamo anche lavorando sul fronte appunto di avere quella cornice normativa necessaria, a cui facevo riferimento prima, che renda tassativo, obbligatorio appunto la trasparenza nei processi decisionali. E diciamo che da una parte abbiamo da poco di cui essere ottimisti, perché dal 1976, con un incremento significativo nell'ultimo decennio, sono state depositate 80 proposte di legge sul tema, che però non hanno appunto ancora avuto un esito positivo. Dall'altra parte però è incoraggiante come 3 proposte di legge siano in discussione presso la Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati. Sono 3 proposte di legge, questo è un po' il problema, perché abbiamo avuto una battuta d'arresto perché erano state presentate da 3 forze, diciamo, della precedente maggioranza, quindi diciamo della maggioranza del Conte 2, e sono delle buone proposte di legge, sono delle proposte di legge direi avanzate, quindi che potrebbero porre l'Italia a un livello medio-alto nella classifica internazionale di rating appunto sulla trasparenza del lobbying. E aggiungo un altro elemento che incoraggiante in qualche modo, che nel ciclo di audizioni che si è concluso presso la Commissione Affari Costituzionali della Camera, tutti i soggetti auditi, siano stati essi amministrazioni, portatori di interessi come società di lobbying, grandi aziende, società, organizzazioni della società civile, accademici, hanno tutti dato un giudizio positivo. Quindi l'augurio naturalmente è che questo giudizio positivo si traduca presto anche e soprattutto legandolo alle pressioni che con il PNRR
i portatori di interessi faranno sulle amministrazioni per influenzare poi le scelte e le ricadute che il PNRR avrà sui possibili beneficiari, che questa attività venga messa in chiaro il prima possibile. Quali sono? Le abbiamo già viste. Facciamo un piccolo riassunto. Quali sono le regole necessarie appunto per avere una normativa ideale? Dicevamo un registro pubblico obbligatorio per i lobbisti, a cui quindi i lobbisti siano portati a intendersi, per lobbisti nell'accezione più ampia del termine, quindi tutti i portatori di interessi, per cui anche una The Good Lobby, anche il WWF, anche le associazioni dei consumatori, tutti coloro i quali vogliono comunque rappresentare gli interessi di inserirsi nei processi decisionali, le agende pubbliche degli incontri tra politici e funzionari pubblici, perché è importante che gli obblighi non siano solo in capo ai portatori di interessi, in una visione che potrebbe essere molto punitiva, per cui è il lobbista cattivo, no, qui gli interessi, l'interesse della collettività è che i processi decisionali siano trasparenti e aperti, e quindi che anche le amministrazioni abbiano a loro volta dei vincoli a rendere trasparenti gli incontri con i portatori di interessi, nell'ottica appunto di mettere in chiaro chi è stato audito, ascoltato nella formazione di una politica pubblica. Ovviamente appunto un efficace quadro sanzionatorio e poi un elemento incentivante delle consultazioni pubbliche. Vi dicevo prima che per i portatori di interessi è necessario sapere quando una politica pubblica viene attuata, quando si decide di mettere in moto una politica pubblica. Ecco, attuare delle costanti consultazioni pubbliche dei portatori di interessi, degli stakeholders, e so che Gianfranco vi ha già parlato tra l'altro anche della piattaforma Partecipa, che è allargata a tutta la cittadinanza, ma si potrebbe immaginare appunto di avere una sezione per i portatori di interesse, per gli stakeholder. È fondamentale appunto essere auditi, essere ascoltati, avere la possibilità di presentare le proprie posizioni. Idealmente appunto creando quella cosiddetta impronta legislativa, per cui ad ogni atto normativo dovrebbe essere possibile ricostruire chi ha contribuito ad influenzare le decisioni pubbliche, per capire non solo appunto i soggetti che sono stati ascoltati, ma anche soggetti che magari potevano portare un punto di vista utile, dei dati essenziali per poter avere una scelta bilanciata, che invece non sono stati ascoltati. Noi stiamo cercando di fare la nostra parte, abbiamo lanciato assieme ad altre 16 organizzazioni della società civile rappresentative di interessi molto diversi, da altro consumo slow food a Transparency International. Abbiamo lanciato una campagna a dicembre alla Camera per chiedere una regolamentazione del lobbying, con una petizione che può essere firmata da tutti e che sta superando le 16.000 firme, chiedendo appunto una regolamentazione del lobbying. Io con ciò ho concluso, vi ringrazio moltissimo, ringrazio ancora Gianfranco, naturalmente sono a disposizione qualora ci fossero delle domande, delle richieste. Vedo che Pasqualina ha formulato una domanda. Gianfranco, dimmi tu come procedere. Così abbraccio, vai pure Federico. Non ti sentiamo. Non mi sentite? Mi sentite adesso? Sì, intanto rispondo a Pasqualina, se sei d'accordo Gianfranco, che ci domanda come realmente. Beh, incrociando proprio, sì, ovviamente l'iscrizione è funzionale all'incontro. È chiaro che se io sono singolo cittadino che voglio
fare andare a parlare al ministro per senza nessun tipo di, senza influenzare una decisione pubblica, ma per raccontare, che ne so, portare una testimonianza. È chiaro che non è che io mi debba iscrivere al registro del portatore di interessi, ma se io sono Fiat, quindi l'attuale Stellantis, e voglio incontrare il ministro della transizione ecologica perché sono molto interessato a fare in modo che l'Italia vari una normativa sulle automobili ibride, dico una cosa a caso naturalmente, l'iscrizione al registro dovrebbe essere appunto il requisito fondamentale per poi poter incontrare. Guardate che in Europa funziona così. Noi come The Good Lobby abbiamo avuto un periodo in cui non ci eravamo ancora iscritti al registro della trasparenza, e un europarlamentare italiano giustamente ha detto: no, ma voi non siete iscritti, benché non sia obbligatorio che il parlamentare incontri solo i portatori di interessi iscritti a registro, noi come prassi incontriamo solo, e quindi ci siamo dovuti iscrivere. L'iscrizione implica che cosa? Se, appunto, ripeto, il cittadino singolo no, ma per un interesse organizzato implica che io indichi su quali tematiche ho influenzato la politica pubblica, quali sono i soggetti all'interno dell'organizzazione che svolgono un'attività di rappresentanza di interessi, e potenzialmente anche che materiale ho portato al decisore pubblico, quali sono i dati e le informazioni che ho portato al decisore pubblico. Pasqualina, spero di aver risposto alla sua domanda. Federico, mi sentite adesso meglio? Mi sentite? Sì, ok, perfetto. Niente, io volevo chiudere semplicemente ringraziando ancora una volta Federico per aver accettato il nostro video, per questa chiacchierata lunga, molto puntuale, molto preziosa sul tema della lobby. Sì, una rete di comitati di quartiere potenzialmente potrebbe iscriversi, e se vengono messe in opera, è chiaro che ad oggi il rischio, il problema è che sia solo un adempimento. Se ciò si trasforma, appunto, nel momento in cui io mi iscrivo, sono in via prioritaria informato, anche per naturalmente separare i lobbisti non registrati dai lobbisti registrati, cioè le pubbliche amministrazioni devono naturalmente mirare alla trasparenza, e quindi fare in modo che ci sia una premialità per chi si iscrive. Per cui se io mi iscrivo, poi potrò incontrare in via prioritaria rispetto a chi non si iscrive il decisore pubblico. Vale per le amministrazioni locali? Varrebbe per le amministrazioni locali se esistesse una legge. Ad oggi la legge non c'è, per cui non vale per le amministrazioni locali. Segnalavo appunto le leggi regionali, e ultima indicazione, poi vi lascio andare, segnalavo appunto che nelle proposte di legge, una proposta di legge dell'onorevole Francesco Silvestri ha proprio una ricaduta a livello territoriale, nel senso che l'obiettivo è quello di fare in modo che valga non solo per le amministrazioni centrali, ma anche per le amministrazioni regionali e per l'amministrazione delle città con più di 100.000 abitanti. Ho sperato di 5 minuti buoni, ma sì, direi di avviarci a questo punto. Se non ci sono altre domande, non mi sentite. Io direi che noi non ti sentiamo, Gianfranco, ma leggiamo, leggo, interpreto labiale, penso che a questo punto possiamo chiudere. Continuate a non sentirmi. Ok, Anna mi dà conferma del fatto che mi sentite. Ok, perfetto. E quindi niente, io volevo semplicemente ringraziare te per aver accettato il nostro invito, ringraziare tutti voi per averci seguito durante questo webinar. Ringrazio Ersilia Matruda, che in qualche maniera per la regione ha fortemente voluto questo approfondimento sul tema dell'accountability. Grazie mille ad Anna Infante, che si è presa cura di noi e di voi durante tutto questo percorso.
Grazie Francesco Foglia, grazie Sergio, Laura Manconi, tutti i colleghi del Formez che ci hanno dato una mano a sistemare questa roba. Tutto quello che ha prodotto questo sito di web l'hanno trovato sulla pagina di 20PA dedicata. Per qualunque altra cosa torniamo a sentirci via mail. Ancora una volta grazie a Federico Angalego che nel suo intervento ha chiuso questo webinar. Un saluto a tutti voi, sicuramente torneremo a vederci presto. Ciao a tutti, ciao Federico.